Come ti chiami e cosa fai? Io mi chiamo Hilda. Mi chiamo Hilda e faccio il primo anno di scienze politiche delle relazioni internazionali. Io e mio fratello, Minerva. Cos'è per te il design? Tieni il microfono sempre vicino alla bocca. Okay. Sì. Per me il design è un mio stile di vita. Una definizione vera e propria non potrei. Ma quando uno ti parla di design o ti dice la parola design, te cosa immagini? Immagini un oggetto, un qualcosa? Un oggetto, uno stile di vita. Uno stile di vita, l'arte. Cosa intendi? Uno stile di vita? Un proprio stile che uno ha, penso nel vestirsi. Ah, per cui è legato a una moda? Sì, sì. Qual è un oggetto che ti piace e un oggetto che ti manca? Un oggetto che mi piace, non c'è troppo gente, ma comunque mi piace un violetto. E qual è un oggetto che vorresti o ti piacerebbe venisse inventato? Che l'hai detto? Non ci ho pensato. Tu abiti a Milano? Sì, a Milano. Cosa ti piace di Milano e cosa vorresti? Vediamo, mi piacciono le aree verde e cosa vorrei è mare. Grazie mille. Prego. Ecco qua, come si habla? No, come si parla spagnolo. Parla spagnolo. Sì, spagnolo. Come ti chiami e cosa fai? Come ti chiami e che cosa haces? Danielino. Danielito. Che cosa haces? Studio, no? Studio. Cos'è per te il design? Che cosa per te? Che sei il disegno? Che intendi col disegno? Tanta cosa, no? La struttura che tuo papà sì, e che cosa tieni questa idea di disegno? Sì, che ne vuoi. Che intendi? Niente. Qual è un oggetto che ti piace? Che cosa ti gusta? Cosa una ti cosa gusta? Che ti gusta al massimo? Quel football. Giocare a football. Calcio. È una cosa che è un oggetto, se devi pensare un oggetto che ti piace. È una cosa che ti gusta. No, una cosa, un oggetto. Un cughetto, una roba, un pantalone, cosa che gusta. Un peluche. Un peluche. È peluche. È un oggetto che vorresti avere o ti piacerebbe venisse inventato? Che cosa ti gusta o che cosa si può inventare? Una cosa che puoi inventare. Cosa ti piace di Milano e cosa vorresti? Ah, sei appena arrivato. Allora cosa ti piaceva della tua, cosa senti, cosa ti manca qua della tua vecchia città? Che ti falta di Ventanilla? Che? Che ti falta di Ventanilla? Mi falta? De la casa, donde has vivido, ¿qué te falta ahora que estás acá? Amigos. Amici. Un posto in cui trovarsi. Sì. Grazie mille. Buonasera. Come si chiama e cosa fa? Io sono Yolanda e faccio il lavoro d'operaia. Cos'è per lei il design? È la forma di fare vedere delle cose belle, no? Sì. Per cui io se le dico la parola design, cosa si immagina, cosa pensa? Una cosa bella, una bellezza, una cosa che si apprezza con per cui anche, guardare. Sono delle cose o anche dei pensieri belli, anche delle persone? Cioè come tutto in generale. Tutto in generale. Qual è un oggetto che le piace e qual è un oggetto che le piacerebbe avere o le piacerebbe venisse inventato? O un oggetto che mi piace. O le piace perché è legato a una memoria o perché è bello? Ma come cosa bella mi piace, sempre mi è piaciuto guardare una cucina. Mi piace una cucina bella, un disegno bello di una cucina. E che tipo di cucina le piacerebbe? Qualcosa che sia una cosa pratica, che non abbia tante cose da lavare e fare, tante, no? Un oggetto che le piacerebbe avere o piacerebbe venisse inventata? No, un oggetto che mi piace.
una lavastoviglie bella dove si mette in fila tutti e dopo tutto va al posto. Questa è, non l'avevamo ancora sentita. No, sarebbe molto pratica. Dove si mette tutto il piatto e dopo c'è un coso dove piano piano si impugnano tutti, sì. Come la macchinetta che mette la moneta e ti butta la caramella. Sì. Cosa le piace di Milano e cosa le piacerebbe di Milano avere o vedere a Milano? Di Milano l'architettura, tutto il, che è antica, no? È bella. La città è antica, è bella. E poi avere... Cosa le manca o cosa le piacerebbe avere a Milano? Ma un po' del rispetto della gente, perché c'è gente che non rispetta quella cosa, deve essere una cosa bella, no? Rispettare il posto dove uno non sta, già che non è mio devo rispettarlo, no? Certo. Grazie mille. Vuoi essere intervistata anche te? No. No. Pensa che no. Non ci penso. Grazie mille.